E ritorniamo puntuali anche questa settimana con Spazio Salute. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati a tutti voi che ci seguite eh, da casa. La puntata di questa settimana è dedicata a due eh, patologie, o meglio due deformazioni della eh, colonna molto diffuse, spesso anche confuse tra di loro. Stiamo parlando di scoliosi e di cifosi, a, a farci capire meglio di cosa si tratta, di cosa stiamo. Eh, eh, parlando come si riconoscono soprattutto come si curano il dottor Franco Gorgoglione primario del reparto di ortopedia di Casa Soglievo della Sofferenza buonasera, ben trovato buonasera allora, io uh, le affido <coughs> questo compito questo pomeriggio perché tante mamme ci stanno guardando, anche tante nonne, siccome stiamo parlando di due deformazioni che insorgono diciamo, in giovanissima sì. uh, età. Quindi, davvero una puntata interessante per capire anche uh, per i bambini, insomma, come intervenire in tempo e quanto è importante intervenire in tempo. Partiamo, come sempre, dalla definizione uh, di cosa stiamo parlando: che cos'è la scoliosi, che cos'è la cifosi. Beh, sono due deformità ad insorgenza eh, adolescenziale e preadolescenziale. Eh, tra le due, le due si differenziano, una è a sviluppo sul lato frontale e l'altra sul lato laterale, cioè la scoliosi è una deviazione laterale permanente della colonna vertebrale, mentre la cifosi o meglio l'ipercifosi o ancora meglio il dorso curvo è dovuta a, invece a un'accentuazione della fisiologica curva dorsale. Dovremmo avere anche delle immagini che ci aiutano proprio a capire meglio ecco, di cosa stiamo parlando, quella che stiamo vedendo... Ecco, questa è, è una è... scoliosi dell'infanzia. Quindi eh, laterale, laterale. Appunto, come lei spiegava. E Dopodiché la cifosi invece è... Eh, il classico incurvamento per, in avanti giusto, e abbiamo eh, poi Diciamo ecco, questo qui. Eh, e, eh, vedete che eh, diciamo, mentre nella cifosi c'è un grosso gibbo mediano eh, dovuto proprio a un aumento della eh, curva dorsale, mentre nella scoliosi questo gibbo è più laterale dovuto alle costole, alle costole che si sollevano. Insorge mm. in giovanissima età, quindi già da bambini Pre-adolescenza, adolescenza. adolescenza tralasciando poi quelle infantili che sono delle scoliosi molto ad eziologia molto eh, specifica e con un ritmo di aggravamento molto elevato. Ma quali sono eh. le cause? Perché insorge questo tipo di deformazione nella Beh, corona? Ci sono delle cause note eh, quelle le, le dicevo ad neurologica, ad eziologia genetica oppure quelle eh, congenite che praticamente eh, ci sono delle le vertebre non sviluppate che fanno proprio da cuneo sulla uh, uh, fila vertebrale e per cui sbandano uh, il, uh, diciamo, il normale assetto della colonna vertebrale. Ecco adesso io mi farò uh, portavoce mm. un po' di tutte le persone che, eh, che ci seguono e anche insomma uh, delle persone che normalmente uh, si interfacciano con questo tipo di, di patologie. Ci sono le classiche uh, domande che tutti ci poniamo, anche tanti Luoghi comuni da sfatare. Quindi eh, approfittiamo della presenza del dottor Gorgoglione anche per capire eh, vero o falso no? le mm, famose sì. eh, domande eh, sì. che si fanno in medicina per renderla insomma, di, di più facile comprensione. Sì. Eh, spesso sentiamo dire che ehm, per le donne, per esempio, il eh, portare la borsa sempre con eh, la solita spalla può favorire l'insorgere di una eh, diciamo, postura sbagliata: falso, falso. assolutamente falsa. Quindi, Diciamo che, allora se mi permettete, farei un esempio parallelo. Allora, diciamo, se un ragazzo mangia molti dolci, le viene il diabete? No, non viene il diabete nel ragazzo che mangia molti dolci, al limite ingrassa, ma non viene il diabete. Il diabete viene per una condizione genetica e per una condizione, diciamo, ci sono tantissime condizioni, però chi ha il diabete, se mangia molti dolci, il diabete peggiora. Ora, la stessa cosa, se eh, ehm, c'è l'insorgenza di una scoliosi o di, di una cifosi. Tutti questi alterati carichi, come diceva lei, anche la borsa lateralmente. O magari non, una, cattiva o una cattiva postura o la borsa del, eh, della scuola, scuola la scolastica. Il designo dei bambini a scuola, che tante mamme allora, appunto si quello, preoccupano. Chi ha una scoliosi è ovvio che quello peggiora la deformità, ma non, ma non, certo, è, la causa. non è la causa. Bene allora eh, sappiamo anche che eh, ci sono eh, diversi non diversi tipi di scoliosi, ma eh, diversi tipi di, di gradazione, di gradazione no? che corrisponde gradazione, poi alla, sì. anche alla diversa gravità della certo, deformazione. Certo. Diciamo che ehm, grosso modo per eh, diciamo, far capire un po' le cose come stanno, eh, di, eh, dividerei in due gruppi, diciamo, una sotto i 40 gradi e sopra i 40 gradi. Queste, la scoliosi si misura in gradi Cobb, che è un metodo di misura che gli specialisti adottano, e quelli al di sotto dei 40 gradi Cobb sono ancora trattabili. Con, eh, mediante il metodo eh, fisiatrico mm -hmm. o con altri metodi che non siano chirurgici. Mentre il, la scoliosi al di sopra dei 40 ⁇ gradi, indubbiamente incomincia a diventare chirurgica, eh, ovviamente eh, la cifosi è diversa perché noi normalmente abbiamo circa 40 ⁇ gradi di cifosi, per cui le cifosi al di là dei 70 ⁇ gradi eh, è già un trattamento eh, che deve prevedere la chirurgia, mentre quelli al di sotto possiamo ancora farcela con la riabilitazione. L'intervento chirurgico è un intervento particolarmente complesso, in che cosa consiste? Eh, beh, è, è un intervento complesso, è un intervento lungo, anzi diciamo che eh, ultimamente eh, queste metodiche neurofisiologiche hanno dunque un po' l'intervento chirurgico, ma tutto a favore della sicurezza del paziente. Paziente. Uh, non per niente, l'intervento viene eseguito mediante infissioni delle viti e delle barre uh, sulla colonna vertebrale e durante i movimenti di correzione noi potevamo avere questo disturbo midollare che poteva esitare anche la paralisi. Oggi come oggi è veramente molto, ma molto raro che questo succeda perché c'è con noi il neurofisiologo. Che prende, eh, diciamo così, in cura il midollo fino a fine intervento. E ci dice in ogni istante se il midollo è in buone condizioni o incomincia a soffrire. A proposito di questo, noi abbiamo incontrato il dottor Michele Zarrelli, appunto neurologo in casa sollievo della sofferenza, che eh, vi assiste, assiste certo, appunto certo. Eh, il chirurgo ortopedico in questo tipo di, eh, di intervento proprio per eh, avere il massimo controllo neurologico e evitare eh, diciamo, le. le Complicanze, complicanze eh, di cui lei accennava, cioè, esatto, certo. che mh, sono appunto complicanze, complicanze molto, molto gravi, molto riguardano gravi. il midollo spinale, quindi anche la, certo. la paralisi in casi certo. eh, gravi. Allora ascoltiamo il dottor eh, Zarrelli che ci spiega come funziona questo controllo neurologico che appunto ha il compito di evitare queste controindicazioni. Ad oggi i monitoraggi neurofisiologici sono considerati uno standard di sicurezza in sala operatoria negli interventi eh, di scoliosi perché permettono di minimizzare al massimo il rischio dei danni neurologici. Il chirurgo ortopedico, infatti, per una correzione ottimale della deformità eh, della scoliosi e quindi per il buon esito dell'intervento stesso, necessariamente deve compiere delle manovre eh, chirurgiche che possono determinare dei danni neurologici danni anche gravi, marcati, primo fra tutti un, uh, una riduzione di forza agli arti inferiori che può essere anche totale. I monitoraggi neurofisiologici permettono di monitorare, di sorvegliare le, la, 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 le varie funzioni neurologiche del paziente durante tutto l'intervento. Il monitoraggio neurofisiologico inizia con il posizionamento di uh, elettrodi, di solito sono degli aghi uh, posizionati sul, nel, nel sottocute, e vengono posizionati in sala operatoria quando il paziente è già addormentato e pertanto non arrecano alcun disagio al paziente stesso. Nell'ambito delle varie tecniche del monitoraggio intraoperatorio, i potenziali evocati motori sono sicuramente fondamentali, in quanto essi consentono di eh, valutare, di sorvegliare l'integrità della funzione motoria. Essi sono. Eh, determinati da uno stimolo che viene portato tramite degli elettrodi posti sulla cute del cranio, uno stimolo elettrico che attraversa il cranio, quindi raggiunge le aree motorie del cervello che vengono attivate e che inviano stimoli che attraverso il midollo spinale, le radici nervose e i nervi periferici raggiungono i muscoli. A livello dei muscoli ci sono degli elettrodi di superficie che registrano il movimento determinato dall'attivazione che è giunta al muscolo. Movimento che viene eh, registrato e trasmesso all'apparecchiatura di neuro del, del monitoraggio, apparecchiatura che converte il segnale e lo rappresenta in forme di, di onde elettriche al monitor del, del sistema. L'attenta e continua analisi di tali potenziali ci consente di sorvegliare durante tutto il corso dell'intervento l'integrità funzionale della via motoria. Un segnale che durante il corso di tutto l'intervento mantiene le caratteristiche morfologiche costanti e indice di assoluta integrità funzionale della via motoria ci permette di rassicurare il chirurgo che può continuare a appunto rassicurato l'intervento chirurgico. Ogni variazione di segnale che viene interpretata patologica dal neurofisiologo sono espressione, è espressione di un danno neurologico che si sta sviluppando e che pertanto deve essere bloccato tempestivamente cercando di eliminare la causa che ha determinato il danno stesso. Ecco, spazio salute ci serve in qualche modo, ci aiuta in qualche modo anche ad immaginare un po' cosa succede dietro le quinte. No? Eh, Quando certo. il paziente è addormentato uh, in ogni intervento c'è cioè un lavoro di squadra, un lavoro d'equipe uh, multidisciplinare che poi insomma uh, fa la differenza. In qualche modo speriamo anche che magari chi deve sottoporsi a questo tipo di interventi si possa sentire più tranquillizzato. Un po più tranquillizzato cioè. Noi dobbiamo fermarci solo qualche istante per una breve interruzione ma poi torniamo ancora qui. E ritorniamo in compagnia del dottor Franco Gorgoglione, direttore dell'unità operativa di ortopedia in casa sollievo della sofferenza. Stiamo parlando di scoliosi e, e di cifosi. Abbiamo capito di cosa si tratta, anche quando è necessario poi l'intervento chirurgico. Ci sono invece casi in cui uh, non si deve ricorrere, si può diciamo scongiurare l'intervento uh, chirurgico, ma seguire invece un percorso di riabilitazione. Prima di arrivare alla riabilitazione e capire che cos'è, come funziona. E quanto può essere appunto di eh, supporto? Abbiamo saltato un passaggio che è quello della diagnosi. Come eh, viene diagnosticata una scoliosi quando magari anche una mamma deve eh, mettersi in guardia rispetto diciamo, ad una postura eh, non corretta? Quali sono diciamo, i campanelli d'allarme? Diciamo che il campanello di allarme che anche qualsiasi mamma può eseguire in casa è quello di far mettere il bambino diritto e poi di farlo piegare in avanti la mamma se ha una scoliosi il bambino eh, vedrà un gibbo, cioè una rilevazione della curva toracica del, eh, per cui eh, quello è un rappresentativo della rotazione vertebrale, mm -hmm. per cui ovviamente vedete questo, questa curva, vedete a sinistra si qui Si crea il proprio gibbo, diciamo una sorta sì, di, di una gobba una, esatto. gobba, una gobba che è mediana, mentre nella cifosi la gobba è proprio sulla spina dorsale sulla parte centrale, ecco la differenza tra la cifosi e la scoliosi. È importante Beh. intervenire in tempo eh, perché appunto no, non si aggravi. Poi. Beh, questo è essenziale perché eh, se riusciamo a intervenire quando la scoliosi è al di sotto dei 40 gradi c'è qualche speranza che portandola un po' giù riusciamo anche a non. Poi eh, eh, ad evitare l'intervento chirurgico. In questo caso eh, quindi la riabilitazione è fondamentale. È fondamentale. A spiegarci eh, in cosa consiste la uh, riabilitazione. È il dottor uh, Domenico Intiso, direttore dell'unità operativa di Medicina Fisica e Neuroriabilitazione. Sempre in Casa Sollievo della Sofferenza. Ascoltiamolo. La riabilitazione consiste generalmente di due strategie, di due approcci. Il primo è l'utilizzo di esercizi specifici per la scoliosi che deve essere eh, eseguito e deve essere fatto da terapisti che sono preparati e eh, conoscono le strategie e eh, gli esercizi da applicare a questi bambini e adolescenti. Naturalmente in questi casi eh, l'obiettivo dell'intervento riabilitativo è quello di cercare di stabilizzare l'angolatura la, uh, e quindi di cercare di migliorare la linearità della colonna vertebrale ma soprattutto evitare che ci sia una progressione dell'angolo della scoliosi in maniera da evitare di arrivare a quell'angolo particolare per cui è necessario l'intervento chirurgico. L'altro approccio riabilitativo estremamente importante che spesso costituisce un grosso problema per gli adolescenti è quello dell'applicazione di particolari ausili che noi chiamiamo corsetti e che si differenziano a seconda del tipo della scoliosi a seconda della localizzazione, quindi possiamo avere dei corsetti che vengono applicati e confezionati per le scoliosi toraciche alte o per quelle lombari. In ogni caso c'è da sottolineare che l'intervento riabilitativo nelle due forme, sia esso quello fatto da esercizi o con i corsetti, deve essere fatto per un lungo periodo di tempo. Generalmente quando noi facciamo diagnosi di scoliosi, generalmente al di sopra dei dieci anni, questa è l'epoca in cui poi bisogna eventualmente intervenire anche con l'applicazione dei corsetti. Il trattamento riabilitativo, come dicevo, sia per quanto riguarda gli esercizi che per quanto riguarda l'applicazione dei corsetti deve essere fatto per tutto il periodo dell'accrescimento. Gli esercizi eh, che devono essere fatti sottolineo da terapisti eh, preparati e per questo particolare tipo di intervento generalmente sono abbastanza semplici, spesso si fa anche un'educazione, un'informazione specifica ai ragazzi perché possono fare gli esercizi indipendentemente dal trattamento in palestra anche a casa, quindi sono esercizi di autoallungamento, di stretching, e, ma quello che mi prego di sottolineare è che devono essere fatte anche e soprattutto quando l'adolescente, il, il ragazzo o la ragazza indossa il corsetto. L'importante è la costanza e la continuità del trattamento, eh, se consideriamo eh, i corsetti generalmente i corsetti devono essere indossati per oltre 20 ore al giorno perché possono avere eh, il, loro, eh, il loro effetto e il, il beneficio sulla uh, riduzione della scoliosi. È importante comunque sottolineare che questo intervento determina degli ottimi risultati perché non solo rallenta la progressione della curva, ma in, ogni, in molti casi, nel 60-70% dei casi, abbiamo anche una parziale correzione della scoliosi. E tutto ciò è estremamente importante perché evita ulteriori complicanze nel, quando si è adulti, soprattutto per quanto riguarda problematiche di tipo scheletrico, di dolori. Alla schiena e soprattutto per quanto riguarda eventuali deformità della gabbia toracica, per cui tutto ciò determina un miglioramento quindi non solo della, della scoliosi, ma soprattutto della qualità di vita, sia nei epoca pediatrica, ma soprattutto nell'età adulta. Ecco, la costanza e eh, la pazienza sicuramente sono fortemente richieste eh, certo, a questo tipo di pazienti, certo, perché appunto sentivamo anche il dottor Intiso, il corsetto, il la famoso portate... busto. Ha portato oltre 20 ore. Lui è lui anche è, è di stato notte. anche di notte. Sì, Quindi, sì. Che, cosa, che consigli si possono dare anche diciamo, per eh, riuscire a.? Da, perché parliamo poi anche di, uh, di pazienti ragazzini, di, certo, di bambini certo. che magari insomma Beh, fanno che, fatica a sopportarlo. Diciamo che prima di tutto devono essere un po' i genitori a, so, a sostenerli eh, e, e non solo a dispiacersi del bambino che porta questo corsetto ortopedico. Eh, e Ovvio che eh, non è piacevole portare un, un corsetto ortopedico per tanto tempo, però si deve far capire al bambino che è l'unico modo di evitare l'intervento e l'intervento va evitato in tutti i modi quanto diciamo è possibile ecco. Dottor Gorgoglione eh, ma si guarisce da questo tipo di, di deformazioni? Diciamo che mh, la guarigione se intendiamo guarigione come noi diciamo restituzione ad e integrum no non c'è eh, una guarigione ma c'è eh, una restituzione una piena vita eh, senza nessuna limitazione quindi comunque eh, la qualità della vita rimane qualità, alta eh, sì, ci sono altro. però degli stili di di vita corretti da osservare per questo tipo di, di patologia. Sì, assolutamente sì, perché anche uh, chi uh, ha avuto una scoliosi e chi si è operato di scoliosi, ciò significa che i muscoli paravertebrali non hanno una funzione piena, per cui bisogna sopportarli, sopportarli, supportarli su, uh, per tutta la vita, nel senso che il ragazzo o la ragazza deve avere uno stile di vita, cioè non deve ingrassare, deve avere i muscoli tonici. E questo sicuramente l'aiuterà per tutto l'arco della vita. Quindi A lo fare sport un... è è in questo caso è un buon alleato. Qualunque certo. tipo di sport ci sono sport da evitare. Beh, diciamo che sono quelli eh, asimmetrici da evitare. Eh, tutti gli sport simmetrici, tipo il eh, la palestra, il nuoto. Um Diciamo, l'unica cosa che è da evitare forse è il tennis, ecco. però eh, là c'è anche il modo, chi ama il tennis c'è il modo anch'esso di, di, eh, cioè di fare della ginnastica eh, simmetrica e poi dedicarsi quel, quel tempo al tennis, insomma, e tutto sommato non c'è nessuna limitazione né tra gli operati e né eh, quelli che, eh, diciamo, hanno eh, trascorso un di tempo della docovita in corsetto ortopedico. Noi come sempre dedichiamo gli ultimi minuti delle nostre puntate alle novità in campo mm. uh, medico che riguardano appunto le innovazioni, la ricerca, anche in questo caso ci sono stati dei passi in avanti, ci sono uh, delle novità per la cura di questo tipo di patologie. Sì, ci sono, eh, diciamo che sono ancora iniziali, sono ancora in fase sperimentale. Cioè quello che si, ehm, eh, si fa adesso è quello di eh, trasportare la eh, cura della scoliosi chirurgica noi adesso, per curarla fondiamo la, la colonna, cioè eh, si dice che artrodesizziamo la colonna vertebrale. Adesso eh, il futuro è quello di mantenere la curva mobile e questa si fa mediante eh, l'invisione di, eh, di viti sui corpi vertebrali. Ecco, stiamo ecco, vedendo benissimo. anche più un'immagine sui corpi vertebrali e lì che a fianco ai corpi vertebrali non si vede nulla, vedete? Lì Ehm, c'è una corda che praticamente corregge quella curva eh, scoliotica. Questa è ovviamente ehm, c'è l'approvazione, eh, non c'è ancora l'approvazione dell'FDA americana perché questo è un progetto americano, però eh, è da dire che ha, insomma, ha buone speranze di andare avanti specie nelle scoliosi infantili. Bene, anche questa è una buona notizia certo. quando appunto si eh, intravedono nuove eh, possibilità eh, di cure, anche appunto certo. ovviamente eh, migliorative poi soprattutto certo. per la qualità della vita dei pazienti. Sì. Noi ringraziamo il dottor Gorgoglione Io per essere stato voi. qui questo eh, pomeriggio. E ringraziamo come sempre anche tutti voi per averci seguito in questo spazio, spazio salute. Ritorna eh, dopo le festività, ci fermiamo appunto per la eh, programmazione natalizia e ritorneremo l'8 gennaio, sempre eh, in diretta, sempre il mercoledì alle 16.15.